piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi ti propongo un'anticipazione delle posizioni planetarie per questo mese di settembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi, come di consueto ti ricordo, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso anche a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri componenti della famiglia, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasferimenti, i traslochi, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto per te importante. Richiede noi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo, in maniera graduale, di entrare in possesso appunto di queste metodologiche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo con queste descrizioni di questi movimenti planetari per questo mese. Iniziamo come di consueto dal luminare più importante, dalla posizione del Sole. Questo spostamento di rilievo riguarda ovviamente tutti, questo cambiamento di stagione. Si parte dai primi giorni del mese con ancora una posizione importante del Sole nel segno della Vergine, si farà sentire il giorno 1 e 2 ancora per i nati la prima decade appunto del segno, così come in senso positivo per i nati la prima decade del segno del Toro, del Capricorno. Successivamente il suo movimento lo porta alla conclusione appunto gradualmente della sua posizione appunto nel segno della Vergine, quindi positivo per i nati la seconda decade dal giorno 3 al giorno 13, così come anche per gli altri segni di terra che abbiamo citato, quindi Toro e Capricorno, per arrivare appunto alla sua conclusione, la conclusione dell'estate, fra il 14 e il 22, ancora positivo per i nati l'ultima decade di Vergine, Toro e Capricorno. C'è questo cambio importante, 23 settembre, ore 7:50, ora solare, entrata nel segno della Bilancia, quindi quell'inizio di modalità molto selettiva, molto attenta, molto razionale, molto calmante, fra virgolette, già vissuta nelle ultime settimane con appunto il passaggio della Vergine, si enfatizza ancor più con questo modo quasi disincantato, equilibrato, parola magica un po' per tutti, ma soprattutto per i nati la prima decade della Bilancia e anche dei Gemelli e dell'Acquario, di vivere un po' tutte le situazioni di vita. Sempre il mondo naturale, il mondo agricolo ci dà una guida, ci dà un significato appunto di quell'approccio dell'uomo verso la natura. Quindi c'è questa chiusura appunto della stagione estiva con questa modalità di selettività, questo modo anche molto distaccato in un certo qual modo di rapportarsi, ma pur sempre in maniera fruette giusta, un po' che quella che è la parola magica significativa appunto del segno della Bilancia. Quindi una forma generale ottimale sicuramente per i nati la prima decade di questi segni, Bilancia in particolare, viceversa appunto questo momento un po' di defiance potrebbe riguardare i nati la prima decade del contrapposto segno della
Ariete, nonché dei nati la prima decade del segno del Cancro e soprattutto del Capricorno, che nell'ultimo periodo appunto ha potuto godere, e anche in queste prime 3 settimane del mese, di questo sole ancora propizio. Quindi cambiamento importante, un cambiamento che porta a, ripeto, indirizzare le energie verso anche una rapportualità più equilibrata con le persone vicine, andando su un piano più tangibile, più di rapportualità, più umano, più che non naturalistico, come ho cercato di anticipare, ma con un atteggiamento che porta alla successiva prosecuzione appunto della stagione autunnale, con una sorta di maggiore quiete, una maggiore ponderazione delle scelte, quindi anche questo senso di decisione con una valutazione molto attenta, che è seguita già a quella modalità molto analitica della Vergine. Ora si tratta veramente di estrinsecare questa modalità molto attenta ai dettagli, appunto con questo passaggio nel segno della Vergine, dal segno della Vergine al segno della Bilancia, con un effetto sicuramente molto pacato, un senso di tenere in considerazione, quasi tirare le fila rispetto a quelle che sono i diversi punti, le diverse modalità di pensiero, le diverse prospettive, sia proprie sia appunto delle persone con cui si condivide un percorso di vita. Sicuramente momento principe ovviamente per il segno della Bilancia, ma un po' per tutti, questo tipo di atteggiamento che porta a questa maggior pacatezza, maggior senso appunto, come dico sempre, di equilibrio. Continuiamo questa nostra analisi spostandoci sul piano più dialettico, mentale, comunicativo, progettuale, con le comunicazioni in senso lato, anche attraverso quelli che sono i mezzi tecnologici. Parliamo di Mercurio. Mercurio che subisce, fra virgolette, un cambiamento importante nel corso di questo mese di settembre, pur rimanendo presente appunto nel segno della Vergine. Infatti si parte con l'inizio del mese con ancora questo percorso apparentemente ritroso sulla sua orbita attraverso la volta celeste, appunto questa retrogradazione tecnicamente parlando, quindi questo effetto anche di possibile ritardo, di disguido, di posticipo di certe situazioni, pur con questa attenzione mirata a certi dettagli, quindi sempre positivo ma con questo senso di rallentamento per la Vergine stessa. Parliamo della posizione della seconda decade dal giorno 1 al giorno 10, poi appunto andando a ritroso nella volta celeste si farà sentire maggiormente per i nati la prima decade fra il giorno 11 e il giorno 20. Quindi positivo sì, ma appunto con questo senso, ripeto, di rallentamento. Ma c'è appunto questo cambiamento importante. 15 settembre alle 21:22, quindi verso sera, ora solare, cessa appunto questo effetto di retrogradazione, riparte appunto con il suo percorso normale, quindi un po' per tutti, ma sicuramente ottimale per la Vergine stessa e per il Toro e Capricorno della prima decade, appunto nella fascia centrale del mese, appunto fra l'11 e il 20, per poi riavviarsi per il suo appunto normale percorso nella sua orbita e farsi sentire nuovamente fra il 21 e il 29 per i nati la seconda decade del segno della Vergine, e ovviamente anche per il Toro e Capricorno in senso positivo, per concludere addirittura prima della conclusione del mese, giorno 30, il suo percorso verso l'ultima decade, quindi la parte conclusiva della sua permanenza nel segno della Vergine. Quindi ancora attenzione ai dettagli, però appunto ripeto, con questo senso magari di dover fare una sorta di replay, delle rivalutazioni, prima di procedere con un ritmo normale. Viceversa, per chi ha risentito ancora di questa posizione un po' fastidiosa di Mercurio, sarà un leggero allentamento appunto del suo percorso di leggera difficoltà. Quindi parliamo dei nati la seconda e prima decade, con questo appunto schema che ho illustrato per la Vergine, rispettivamente del segno dei Pesci, del Sagittario e dei Gemelli. Proseguiamo con il tema clou un po' di tutti gli oroscopi, parliamo dei sentimenti, parliamo dell'amore in senso lato, sicuramente quello con l'eventuale partner, con un partner affettivo, ma in senso lato anche con chi ci vuole bene, con gli amici, quindi il modo affettivo di rapportarci con gli altri. Parliamo di Venere, evoluzione importante anche per quanto riguarda il pianeta dell'amore, il pianeta della bellezza. Già dalla partenza del mese, il 4 settembre, cessa questa lunga fase di, anche per quanto riguarda Venere, retrogradazione. Quindi anche per essa questo senso di andare ritroso apparentemente nella volta celeste va a scemare appunto alle 2:27 ora solare del 4 settembre, ripeto, nuovamente con il suo percorso alla diritta, per così dire. Quindi sicuramente positiva, il top per il segno del Leone, per i nati la seconda decade, nonché anche per i nati la seconda decade del segno dell'Ariete e del Sagittario. Tutto ciò fino alla giornata del 25, poi nella prosecuzione del
del mese, nella sua evoluzione, appunto nel suo percorso, nella posizione del leone, si farà sentire maggiormente fra il 26 e il 30 per i nati l'ultima decade appunto del leone stesso, nonché dell'ariete e del sagittario. Quindi nuovamente avanti tutta con questa passione, questa intensità, questa focosità, questo modo di vivere con pienezza, anche con generosità, l'amore. Viceversa, appunto, per chi ha risentito nelle ultime settimane di questo effetto un po' alterante nell'ambito di questi rapporti così di rilievo, quindi parliamo del contrapposto segno dell'acquario, quindi ancora momenti un po' delicati fino al giorno 4, ma poi il leggero scioglimento fino al giorno 25 per i nati della seconda decade. E poi appunto dal giorno 26 al giorno 30, liberatoria questa posizione di Venere per i nati la prima e seconda decade, mentre si farà sentire appunto per i nati l'ultima, appunto ancora con un effetto un po' disturbante. Analogo discorso anche per il segno del Toro e dello Scorpione, anche momenti di alterazione di questi rapporti così rilevanti, appunto fino al giorno 25 per i nati la seconda decade, e appunto la conclusione del mese, ripresa anche per i nati la seconda, oltre che per i nati la prima, momenti un po' delicati, con qualche buttata un po' infastidente per le persone a cui maggiormente tieni, fra il 26 e il 30 per i nati l'ultima decade. Quindi una posizione ancora post estiva in un certo qual modo, che continua a portare questo tipo di energia molto intensa, molto appassionata. Proseguiamo con la direzione delle energie per quanto riguarda le nostre scelte, le nostre azioni. Parliamo di Marte per antonomasia, pianeta che spinge alla decisione, all'impulsività, ma in questo mese in realtà con un'energia molto smorzata un po' per tutti per quanto riguarda queste sue prerogative archetipiche. Infatti, senza entrare in tecnicismi eccessivi, persiste la sua posizione nel segno della Bilancia, quindi nel suo esilio, fra virgolette. Quindi è come se fosse un Marte che non riesce a esprimersi nella sua naturale energia in un certo qual modo, ma non per questo riesce a dare comunque un input, una spinta giusta in certe direzioni. Sicuramente per la Bilancia, per i nati la prima decade fra il giorno 1 e il giorno 12, e poi prosegue gradualmente il suo percorso sempre nel segno della Bilancia fra il 13 e il 27, si farà sentire per i nati la seconda decade, concludendo il mese fra il 28 e 30 con una maggiore spinta per i nati l'ultima decade. Quindi una spinta di equilibrio, una spinta di armonizzazione, una spinta verso anche contesti di tipo creativo, con questa modalità che appunto quasi quasi non appartiene appunto al pianeta, ma sicuramente risulta positiva non soltanto per la Bilancia, ma anche per i nati appunto prima, seconda e terza decade rispettivamente di Acquario e Gemelli, con il medesimo schema, quindi dall'1 al 12 per i nati la prima di questi due segni, dal 13 al 27 per i nati la seconda, e ripeto per il 28 e 30 per i nati l'ultima decade di questi segni. Quindi un'attitudine molto di condivisione, molto di socializzazione, molto di apertura alle possibilità, quindi questa sorta di seppellimento di quella archetipica ascia di guerra per trovare un accordo con un atteggiamento mediativo, con un atteggiamento sicuramente molto equilibrato. Un Marte un po' fastidioso viceversa per il contrapposto segno dell'ariete, appunto che è dominato da Marte, nonché appunto per i nati la prima, seconda decade e terza con questo medesimo schema di Cancro e Capricorno. Parlare di fortuna, di momenti benefici, di ottimismo è sempre una cosa molto bella, molto positiva. Quindi parlando di Giove non possiamo che parlarne bene in un modo o nell'altro, nonostante in questo mese ci siano appunto delle evoluzioni, anzi diremmo involuzioni per quanto riguarda appunto il grande benefico. Infatti sempre il giorno 4 settembre c'è alle 14:49 ora solare questo inizio anche per quanto riguarda Giove del suo percorso a ritroso nelle volte celeste. Ripeto, questo senso appunto di apparente movimento al contrario lungo la sua orbita. In effetti, per quanto riguarda Giove, per quanto riguarda appunto la sua energia sempre molto positiva, risulta abbastanza irrilevante tutto sommato questo movimento al contrario, però appunto non è una spinta ottimale così forte, così positivissima come di consueto. Sempre stazionario appunto nel suo movimento, tanto più appunto nel movimento contrario, nella fascia centrale del segno del Toro, quindi si farà sentire in maniera comunque positiva per i nati della seconda decade del segno,
così come per i nati la seconda decade della Vergine e del Capricorno. Viceversa, appunto, ancora momenti di possibili eccessi, magari anche ritornando su certe situazioni che sembravano quasi risolte nel loro non perfetto equilibrio, per il contrapposto segno dello Scorpione, per i nati sempre la seconda decade, nonché per i nati la seconda decade del segno dell'Acquario e del segno del Leone. Quindi momenti in cui, soprattutto nella gestione, parliamo delle cose materiali, delle questioni più concrete, ci potrebbe essere appunto necessità ancora di un occhio di riguardo, onde evitare, come si suol dire, di fare magari il passo più lungo della gamba, anche pregiudicando certe stabilità importanti. Proseguiamo questa nostra analisi, ovviamente molto sintetica, trattandosi dei pianeti finali, fra virgolette, del sistema solare, i pianeti generazionali più lenti, la cui posizione infatti non muta con eccessiva frequenza. Parliamo di Saturno, stabilmente presente nel segno dei Pesci, sempre anch'esso in posizione di retrogradazione, quindi con questa percorrenza al contrario della sua orbita. Si fa sentire per i nati la prima decade del segno dei Pesci, con questo effetto magari un po' seriosizzante, se mi consentite il termine, un po' nell'ambito di quelle che sono le emozioni più profonde. Sicuramente un Saturno che potrebbe risultare un po' fastidioso con questa sua leggera effetto per i nati sotto il segno della Vergine, per i nati la prima decade, nonché per i nati la prima decade del Gemelli e del Sagittario. Continuiamo con i pianeti falianino di coda del sistema solare, anche per quanto riguarda la posizione dell'Urano, di queste improvvisazioni, di questi accadimenti imprevedibili riguardanti magari le situazioni più concrete e materiali, anch'esso da alcune settimane in posizione di retrogradazione, stabilmente presente nella ultima fascia della terza decade del segno del Toro, quindi si fa sentire in un senso così sorprendente anche per il Toro stesso, nonché per i nati l'ultima decade di Capricorno e Vergine, con questo senso anche di improvvisazione per quanto riguarda la tangibilità degli intenti più concreti. Sorprese non sempre controllabili, viceversa per il contrapposto segno dello Scorpione dell'ultima decade, nonché sempre per i nati l'ultima decade di Leone e Acquario. L'inconscio più profondo, le percezioni, le sensazioni, tutto ciò che viaggia nell'irrazionale. Parliamo di Nettuno, anch'esso ormai penultimo pianeta del sistema solare, quindi posizione sempre stazionaria nel suo lento procedere, sempre anch'esso a ritroso, quindi negli ultimi gradi dell'ultima decade del segno dei Pesci, momenti un po' particolari, questa acqua sempre più profonda. Positivo tutto sommato, nonostante il suo retrocedere, anche per i nati l'ultima decade dello Scorpione e del Cancro. Viceversa, queste percezioni non sempre nitide, non sempre intelligibili, potrebbero così alterare in certi frangenti, soprattutto quando tocca certi temi e certi punti del tema natale, per i nati gli ultimi giorni dell'ultima decade del contrapposto segno della Vergine, nonché per i nati è sempre l'ultima decade del segno dei Gemelli e del segno del Sagittario. Concludiamo con di fatto un nulla di nuovo per quanto riguarda la posizione dell'ultimo Plutone. Dopo questo assaggio di cui abbiamo parlato a inizio anno, fra marzo e giugno, con questa posizione dell'Acquario, persiste ancora in questo mese di settembre la sua posizione nel segno del Capricorno, quindi l'ultimo grado del segno, con questa energia profonda anche di sempre trasformazione, di modalità veramente di ricostruzione su un piano più che mai tangibile e concreto, che riguarda appunto anche il Capricorno stesso in maniera molto profonda, molto importante, così come i nati gli ultimissimi gradi appunto del segno del Toro e della Vergine. Viceversa, potrebbe essere impegnativo, importante, anche un po' destabilizzante questo effetto per i nati gli ultimissimi gradi dell'ultima decade del segno del Cancro, dell'Ariete e della Bilancia. Di
Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, per poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti. Qualora ancora non avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti ho piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Inoltre ora è anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto appunto con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con l'eventuale partner, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri componenti della famiglia, con gli amici, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasporti, i trasferimenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te importante, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per darti modo di entrare in possesso di queste modalità di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento per la prossima anticipazione mensile e soprattutto per i miei oroscopi settimanali e ancor più per gli oroscopi giornalieri in cui entriamo maggiormente nel merito della posizione lunare che appunto muta molto frequentemente connessa appunto con le emozioni, con lo stato appunto più emotivo. Ti ringrazio nuovamente e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!